Buongiorno a tutti e bentornati sul mio canale. Allora, oggi è martedì numero 9 giugno. Allora, là sto facendo dell'albume, me ne è scappato un pochino, vabbè. Poi qua abbiamo una cosettina che dovrebbe essere tipo il Kia Padding. Lascio qua qualche immagine. Allora, semplicemente ho messo dell'avena, di latte di mucca, latte normale, potete mettere qualsiasi latte vegetale, 30 g di avena, 15 g di semi di chia già tritati, oppure potete tritare voi, io uso quelli di Bulk Powders, e poi ho messo circa 130 ml di latte, io ho messo latte di mucca, voi potete mettere il latte che volete. Ora, la chia rilascia una specie di gelatina, viene proprio una specie di sostanza budinosa. Ora comunque ci vado a mettere un po' di frutta, insomma diamogli un po' di colore, perché al 3 1 2 3 cazzo, vabbè, più o meno la metà. Devo farvi vedere, vedete se è tutto, cioè diventa proprio un malloppo. Sentite il dolce, ma non capisco ne possa essere dolce. Ah, che scema, ci ho messo il dolcificante alla vaniglia, vero? Tre gocce, perché sennò è troppo forte il dolce. Ci metto un pochino di melone. Tu albume non ti bruciare. Poi direi che ci potrebbe stare del burro di mandorle. Azione pronta, albume, dito con smalto bruttissimo, burro di mandorle e il nostro chia pudding con frutta e burro di mandorle. Volevo farvi vedere un nuovo membro della famiglia. È proprio un membro perché ha occupato una bella parte della casa, il signorino. Questo tapirulan che non l'ho comprato, ma era in una casa di un'amica di mia mamma che doveva un po' liberare, era del padre, del fratello, ho capito. Ha anche una decina d'anni questo signorino. E insomma, mi sta accompagnando già da un paio di settimane. Aiuto, retromarcia. E qui mi vedono tutti mentre che cammino, tipo questa dovrebbe essere una finestra, ma c'è la luce e non si vede niente, va bene. E comunque niente, mi sto trovando molto bene. Cammino tipo, non so, al mattino prima di allenamento, una mezz'oretta, passo abbastanza svelto, nulla di che comunque. E un po' nel pomeriggio, se non esco, mi rimetto lì sopra un'altra mezz'oretta, insomma circa per fare un'oretta di camminata tutti i giorni, tranne il weekend che sono da Brian e non me lo posso portare dietro. Ho finito la mia corsetta, adesso sì, è la mia corsetta. Ho finito la mia passeggiata, ho fatto anche due giorni che ho provato a improvvisare una specie di corsetta, però non è facile correre. Vado ad allenarmi. Comunque, volevo farvi vedere una cosetta, che noi ormai abbiamo una piantagione di pomodori in terrazza, cioè siamo diventati dei pollici verdi all'improvviso, cosa che non siamo mai riusciti a gestire, insomma, le piante, i fiori soprattutto in generale, ma sembra che i pomodori siano molto semplici da gestire, cioè da gestire no, perché abbiamo dovuto travasarli da una piantina grande così, è diventata veramente una piantagione che abbiamo dovuto travasare in tre vasi.
Questa è tutta la nostra piantagione. In teoria, dove ci sono i fiori, tipo questi, dovrebbe esserci, non so se mi sentite, il pomodoro. Mia mamma ha mandato la foto prima, ma devo ritrovarlo. Pomodoro, se lo vedete ditemelo, Boh, eccone uno! Eccolo! E cipollina! Sì, ovviamente non lo mette a fuoco. Poi sto facendo una cosa che sto amando alla follia fare, però ve lo faccio vedere dopo, che già ho avuto dei risultati assurdi, non mi aspettavo di riuscire a raggiungerli subito, però dopo ve la faccio vedere. Tipo, prima ero tipo Bordeaux, anche adesso non scherzo. Fare quella cosa che mi avete visto fare è molto faticosa, soprattutto dopo allenamento, però lo faccio dopo allenamento perché sono già bella riscaldata, se no mi dovrei riscaldare e fare, dato che sono sicura di essere calda. Quindi c'è un'ambulanza. Speriamo non sia nulla di grave. Niente, ora si va a pranzo perché è già lunedì 10. Oggi mamma ha trovato al supermercato dei burger veg che scadono oggi, quindi ce li facciamo subito adesso io e lei con un po' di gallette e un po' di verdure e cose così. Sto guardando questa serie su Netflix che è anche un po' vecchiotta, è del 2016 e c'è lei che mi piace tantissimo come attrice. Ultimamente sto guardando film italiani, strano, ed è una serie TV di soli 12 episodi, sono gialla, è di soli 12 episodi
Però a me piace, peccato che l'abbiano interrotta perché è strano, solamente una stagione da 12 episodi. E mi piace, dai, c'è un po' di amore, poi è tutta, tipo lei sta facendo, si sta laureando, sta facendo la specializzazione in medico legale, quindi insomma ci sono le solite cose, quelle cose che stanno andando un po' di moda adesso in tutte le serie TV, quindi gente che muore, ricostruire il caso. Però vista in una chiave un pochino più comica, perché comunque lei è un po' sbandata, cioè mi piace, poi lei come recita mi piace un sacco. Comunque la merenda che avete visto che mi sono preparata è questo mega frullatone che mi sto facendo da un bel po' di tempo, con frutta, ghiaccio, proteine in polvere, e un po' di latte e un po' di acqua, faccio sempre un po' di mix, e da poca frutta che magari ho usato, cioè anche solo metà banana, vi dico, 100 grammi di mirtilli, viene fuori una spuma, cioè un bel bicchierone, quindi raddoppia tantissimo e riempie un sacco. Quindi provate a farlo anche voi. Le proteine che uso sono quelle di bulk, sono quelle isolate, danno un pochino meno fastidio, ed uso gusto neutro perché non ce la faccio a usare i gusti. Per cena mi sono preparata questo pollo qua che avevo in freezer, ho tirato fuori stamattina, è rimasto anche un po' congelato. Comunque, semplicemente in padella con aceto balsamico, sì, lo so, sembra strano, ma è buono. Un po' di sale e salsa di soia, questa qui è a basso contenuto di sale. Questa accoppiata sta benissimo col pollo. E poi niente, un po' di insalata, un aceto balsamico e questi soliti cracker all'acqua che sono buonissimi, insomma. Bene, ho finito di mangiare, come avete visto la cena. E niente, direi che il video possa finire qua. Tra poco mi viene a prendere Brian, se tutto va bene, perché deve venire in motorino e fuori ci sono delle belle nuvolacce. Prima ha piovuto, se no devo andare in macchina, non ci voglio. Una volta buona che sono riuscita a convincerlo a venirmi a prendere. E niente, spero che questo video vi sia piaciuto, dato che mi avete fatto notare che preferite i video dove parlo tanto. Io invece, boh. E niente, vi siete beccati un bel video dove ho parlato tanto, direi. E niente. Comunque, boh, basta. Ci vediamo al prossimo video, ciao!